Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo qui con Fire Emblem. Saltiamo direttamente al giorno della missione. Non dovrebbe mancare neanche troppo, credo a fine gioco. Cyril, stai zitto per favore. E quindi saltiamo, meglio voliamo. Ah, stai zitto anche te per favore. Voliamo. Ma che cavolo, no. Compleanno di Mercedes. Fiori, via. Perfetto, allora siamo al 30, giorno prima della missione. Ci sarà un piccolo briefing. Abbiamo quasi attraversato la prateria dei Gronder. Tra poco dovremo poter vedere il forte Merceus. Sembra che la battaglia abbia avuto effetti notevoli. L'esercito imperiale ha perso un po' del suo smalto. Potremmo riuscire a invadere il forte senza troppe perdite. Non possiamo sprecare questa opportunità. Sì, in pochi mesi l'impero riuscirebbe sicuramente a rimettersi in piedi. Dobbiamo sfruttare questa occasione. Professoressa, i soldati hanno finito di travestirsi. Siamo pronti a spacciarci per truppe imperiali e infiltrarci nel forte. Travestirsi? Credevo che l'idea fosse tua. No? È impossibile prendere il forte con un assalto frontale. Dobbiamo conquistarlo dall'interno. Ci infiltreremo nel forte come truppe imperiali e uccideremo il generale nemico. Tutti i preparativi sono al completo. Secondo i rapporti dei ricognitori, mio padre e gli altri non sono nel forte. Sembra che siano stati trasferiti negli avamposti del fronte occidentale del regno. Il cavaliere infernale è diventato il generale di questa fortezza dopo la battaglia del Gronder. Che? Il cavaliere infernale? Credo che farò una pausetta ora. Ragazzi, voi andate pure avanti. Bernadetta, sul campo non c'è posto per nascondersi. Il nemico ti vede. Non c'è posto per nascondersi. Allora, temo proprio che dovrò combattere. Il cavaliere infernale. Ho sentito che viene annoverato tra i più grandi eroi dell'impero al momento. Non abbiamo mai capito se fosse Gerizzo o meno. Beh, vabbè, ma dai, ma è palese. Quindi se vogliamo prendere il forte, avremo un altro ostacolo da superare. L'abbiamo già battuto in passato, molte volte in realtà. Se lo sfidiamo di nuovo con necessaria convinzione, riusciremo a vincere. L'impenetrabile città fortificata è soprannominata la Donzella Argentea, ma non è niente in confronto al forte Merceus, il generale testardo. Chiunque si avvicini viene respinto, ma una volta entrati con l'astuzia noi lo prenderemo. Quel forte è stato messo in scena in innumerevoli opere liriche. Mettiamoci in marcia. Allora, ok, quella donna sta venendo qui. Sarà la faccia della morte di lagnarti? O sarai tu a trafiggermi con la tua spada? Allora, grazie Cavaliere Infernale per questo bel primo piano non necessario. Assolutamente, assolutamente non necessario. E vediamo un po' come. Giusto, qua c'è tutta l'esperienza che ci sta arrivando. Vediamo un po', balsamo, ok, lancia, va bene, raffica, colpo prudente, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, direi di andare in carico. La presa del forte Merceus, 35° livello, livello consigliato. L'inespugnabile forte si trova sul cammino dell'indomito gruppo verso Embar, la capitale imperiale. Per conquistarlo sarà necessaria una strategia perfetta in ogni dettaglio. Siamo molto distanti, siamo abbastanza distanti dal Gareth Mac. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Cosa fare o cosa non fare. Esercito del Regno, Alleanza e Impero si scontrano alla prateria del Gronde, una battaglia sanguinosa. The three forces engage in a fierce battle, okay. Each suffering significant losses before deciding. Mentre loro facciano questa guerretta, che noi non abbiamo partecipato, ovviamente. Seeing an opportunity, l'esercito della resistenza prevede un'opportunità e comincia a pianificare l'invasione del territorio imperiale. Noi ne approfittiamo. Ecco, quella battaglia trittica col time skip 5 anni dopo l'avremmo dovuto affrontare qualora noi avessimo scelto per un'altra casata. In questa casata, che è la quarta, che è quella esterna, tra virgolette. Quella missione purtroppo non la giochiamo perché noi sfruttiamo il diversivo della missione stessa, della battaglia, per intrometterci nel forte. Altrimenti quella missione sarebbe stata giocata e sarebbe stata molto 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 bella. Però,
Però così non è. Allora, La presa del forte, capitolo 17. Me ne sono 21 i capitoli, non mi ricordo. Mappa. Allora, qua abbiamo un soldato, abbiamo tanti soldati qua. Allora, se non ricordo male, la bestia, questo è con lo spara spara, una bestia. Eccolo. A livello 45, 45. Allora, dicevo, sta missione, se non ricordo male, è parecchio facilmente rompibile grazie alla combo Lisitea teletrasporto. Allora, via Ferdinand, ma chi ti vuole Ferdinand? Dentro Sylvain, direi che può andare. Mettiamo Mercedes, no, beh, non avrebbe senso. Allora, metterei solamente per l'eventuale dialogo che potrebbe avere col Cavaliere Infernale. Ma non stiamo qui a giocare con la fortuna. Quanti nemico sconfitto? Viene sconfitto a Byleth. A rapporto! Un gruppo di persone travestite da soldati dell'impero si è infiltrato. Sembrano alleati della Chiesa. Chiudete i cancelli, non risparmiate nessuno. Allora, dobbiamo arrivare lì. In realtà è molto, molto semplice. Dobbiamo arrivare i nemici da ogni lato. Dobbiamo chiudere appunto toccando in quegli spazi. Che non è per niente difficile, anzi. Anzi, avanzi. Vediamo. Se io. Perché lei, cioè, qua cammina cammina qua. Il problema è lui. Tipo qua. Qua non ci arriva. Ma noi attacchiamo. Tempesta, tempesta. In realtà no, però la conserviamo. Allora, se noi mettessimo. Allora, lei in avanti può attaccare con l'arco e fa un discreto danno. Se tripla è una kill. E tripla, ma non è una kill. No, ho fatto male di tempo. Non tripla, cioè meglio tripla ma non è una kill. Può occuparsene in realtà nessuno. No, Bernie con l'arco acciaio fa giusto giusto 3 danni. Perfetto. A posto, allora, uno è andato. Dobbiamo dividere le unità in due, spaccarle a metà. Manderei di qua un po' di gente, Meteora. Ammazziamo lui. Subito. Meno, via. Perfetto, bravissimo. Allora, io penso che come possiamo dividerli? Allora. Sylvain va giù. Direi che Sylvain va giù con la professoressa. Tu vai fino a là. Quindi. Tu vai fino a là. Ti metti qua. Danzi. Danza. Anche per la prof, benissimo. E eliminiamo subito il mago. Se muore, vabbè. Il cavaliere che non muore. Il cavaliere, ma no. Quanto è che farebbe a Flayne? In realtà farebbe poco. Cioè, no, non si sa ancora quanto farebbe. Allora, Anna la mandiamo giù. Mandiamo Anna giù. Togliamo intanto Flayne dall'impiccio. Molto bene. Allora, mandiamo loro quattro li mandiamo su. Mandiamo su. E probabilmente mandiamo Api, la mandiamo qui ferma. Non ci arriva con la magia, è vero, perché Api non ha una gran gittata. Invece, la professoressa. Allora, fatemi vedere, di qua abbiamo poche unità in realtà. Beh, oddio, poche il cacchio, perché c'è anche la bestia. Il lavoro più facile è sotto, perché basta andare con lei, letteralmente con lei, si toccano i muri e si bloccano i rinforzi. Quindi si potrebbe anche fare che lei fa il muro, proprio raso terra, e prende di volta in volta i guardiani qui, e poi si riconverge tutti al centro. Quindi secondo me loro tre. Mandiamo anche lei, dai.
loro quattro bastano e tutto il resto, quindi noi altri andiamo qui. Io ti attacco con uno Sferatu, basterebbe un triplo per mandarti al creatore. Vediamo se... no, non ho avuto fortuna. Ok, nuovo livello B+, ok, fede livello 4. Tocca al nemico, vediamo un pochino cosa fa. Mi fa... bah, vabbè, anche se mi avesse colpito lei. Poi benissimo. Full vita, adieu. 45, giusto, giusto. 41 per Violet e 36... mi pare, buon level up, 36 sì, per Ingrid, Cavaliere Falco, che fa un ottimo level up anche lei, devo ammettere. Poi lui si sposta, va da Sylvie, che vabbè, con la mazza in testa, via. Non c'era neanche una donna vicino, no, non ha avuto neanche il bonus. E arrivano i primi rinforzi, eccoli qua. Allora. Continuiamo da camminare in avanti. Vediamo un pochino qua in avanti. Assisti. Scudo magico. Dai, facciamo uno scudo magico a Violet, perché no, Anna fa un po' di esperienza. Vediamo da qua. Non ci arrivi. Però se io metto, io danzo, danzo per Anna, Anna fa un passo in avanti e arriva agilmente a prendere tutti. Allora vediamo. Sì, direi che Anna ci arriva. Spadacciaio. In realtà spadacciaio, vediamo. Vediamo se evita. Non evita. E non tri... no, perché si è... no, si è rotta. No, aspetta, si è rotta. Allora no, allora non avevo fatto il cambio delle armi, sono stupido. Quindi vai ai rifornimenti. Spadacciaio, via. Mi serve una spada nuova. Mettiamo l'arma letale e bah, a sto punto una spada folgore, dato che lei è maga. E quindi poi tu danzi di nuovo. Ok, rifacciamo. Danzi. Adesso se ti metto qua con la spada folgore, che cacchio, sì, adesso fai un discreto danno. Quindi uno e due, perfetto, ok. Lo spadaccino è morto. L'anello schivata che non mi serve. Lui va su Flame. Beh, lo capisco. Invece noi chiudiamo l'entrata per Flame. Nessuno va da Flame. Se noi ci mettiamo così, dov'è che va lui? Lui va comunque da Flame. Ma se invece metto di qua, cura. Curiamo di uno. Ok, va comunque da Flame. Sì. Vabbè, ma noi resistiamo. Adesso Constance va qui. Letteralmente, no, abbiamo colpito, abbiamo toccare il l'icona, per intenderci. Adesso vediamo, noi potremmo metterci qua con Lizzy. Allora, Lizzy potrebbe andare qua e spostare, sì, teletrasporto, vai in avanti, addirittura qua. Ma mi sa che possiamo chiuderne due insieme, vediamo se non faccio una cazzata. Allora, io ho piena fiducia in Dorotea. Allora, vediamo, Dorotea è qua. Se io attacco, Sagitte, Nosferatu. Nosferatu però non tripla, mi metto qua. Se mi mettessi qua con Nosferatu, ma è perfetto. Non mi fanno nulla, blocco l'uscita e io recupero vita in caso di danno. Perfetto, un'entrata l'abbiamo chiusa. Molto bene. Chiudiamo anche questa. Vediamo se riusciamo. Ho detto che con teletrasporto è tutto più facile. Allora, Sagitte, lui mi farebbe 26. Ammazziamo prima lui. No, dobbiamo metterci qua. E vediamo. Tempesta. No, fuoco. 26. Però se mi prende freccia di Agnia, dai, così siamo sicuri che non mi colpisce l'altro, ma che vada mi fa un trentello. Ma resistiamo. Molto, infatti mi fa 24. Direi che ho fatto bene i compitini. Poi qui ci sono corazzati, quindi mi sa che è pane per lei. Vediamo un po'. Tripla. Niente. Tripla. Niente. Ok. Vediamo se Bernie mi dice bene.
Ma guarda, Bernie mi dice molto male in realtà. Bernie la mettiamo in basso. Strumenti, vai di lancia, attiva. E attendiamo qua pazienti. Allora, arrivano le unità, iniziano a muoversi. Ne abbiamo già bloccate due di respawn. Uno, tripla, niente. Va bene, intanto li teniamo fermi lì, non ci fanno più nulla. Qua il danno è il minimo, benissimo. Questo ci muore, no, non ci muore, purtroppo. Va bene. Questi si avvicinano, perfetto. L'arciere non fa niente a Leonie, perché Leonie è corazzatissima, è un paladino. E qua, bravissima, abbiamo tolto la, il focus da Constance. Maghi, se triplassi faresti una kill. Non vuoi triplare, va bene. Comunque sono tutti fermi qui, cioè sono tutti sotto scacco da, da Dorothea. Dorothea è classe magica, è in, cioè i maghi non la buttano giù neanche se volete. E Sivene invece si prende una bella freccia sul ginocchio. Qua invece arriva lui, va da Flame, però si prende un bel fuoco. Non muore lui. Peccato. Ok, è preso il 35%, è preso veramente Leonie. Veramente, ma sul serio, bravissima. E non triti neanche un colpo. Vabbè, allora dunque mettiamo Happy, che non ha fatto ancora nulla, in avanti, giusto per farle fare una mossa, perché era un po' sprecato. Poi Danzi, così Happy si rimuove, tu rimani ferma lì e ti curi. E Happy la spostiamo qui. Poi ci arriviamo? Non ci arriviamo. Ma intanto ci mettiamo qua. Anna scusate, Anna si mette qua e dà soccorso ad Happy, la spostiamo. Va bene, non che servisse in realtà, ma va bene lo stesso. E qua noi ci mettiamo qua e usiamo un unguentino, anche se dubito che potrebbe servire in realtà, ma meglio essere prudenti. Poi Egitea si muove con molta calma, purtroppo. Qui stiamo tankando tutto e tutti. Nosferatu, meno uno. Ok. Anzi, fatto, non devo fare Nosferatu, tanto mi fanno zero loro. Tanto vale mettere Tuono. Almeno non spreco Nosferatu per quando realmente mi servirà. Bene. Qua abbiamo bloccato. Adesso qua è da divertirsi. Sono tre, cinque. Noi siamo in tre. Possiamo ammazzarne tre, possibilmente. Quindi te vai di lancia e vai di mulinello per ammazzarne uno. Brava. Ok. Poi indietreggiamo. No, mettiti qua, non voglio cadere sull'Isitea. Non dargli il là per l'Isitea. Tu mi togli 23. Che non è male. Non è affatto male 23. Quindi. Però vai su di lei, vai su di lei, tutti su di lei. Possiamo eliminarne un altro. È stata Gemma. Va uno dietro l'altro. Possiamo. Spada su di lui. E chiudiamoci su Bernie, così Bernie non viene toccata. In questo modo mettiamoci qua, che non vadano su Constance. I cavalieri avanzano, questi avanzano tutti. Ok, bravissima, non tripli, ma forse è meglio così. E questo indietreggia. Arriva l'arciere che dovrebbe evitarla. Perfetto, non l'ha evitata. Speravo di sì, bravissimo Violet. No, sarà triplo. Ci muore come ha toccato terra. E qua ovviamente zero danno. Un triplo adesso, che non servia, poteva farlo benissimo prima. 41 Dorothea è praticamente on fire, bel level up. Arriva anche il suo, che ovviamente si distanzia, non ci colpisce. 61, vabbè, i danni ce li ha fatti. 50, evita, bravissima, tutto calcolato, bravissima. E qua un triplo, che effettivamente non serviva. E arriva altri rinforzi. Allora,
Allora, vediamo. Tu puoi intanto metterti qua e iniziare ad andare da sola. Perché letteralmente puoi farlo da sola. Cioè, nel senso, che te frega? Poi strumenti. Devo fare teletrasporto. Eliminare lui. Sì. Lo facciamo, che dite? Lo facciamo. Ok, Isitea va al 37. 41 di magia, benissimo. Inizia a salire. Dunque, noi ci mettiamo qua e attacchiamo con la spada. Tanto basta e avanza. Tanto sono arcieri questi, via. Ok, potremmo mettere lei qua sopra in realtà, per poi sparare un po' di frecce. Poi vediamo qua l'arco lo sciotta. Molto bene, bravissima, anche un triplo che non serviva. Per uno. E vediamo qui, Constance, quanto fa con tempesta? Il danno è eccezionale, poi però muore Constance, quindi io direi di evitare per ora. E la mettiamo qui, tanto poi verrà curata. Lei si è mossa, qua lo stiamo prendendo. Se ci muoviamo per di qua, dico io, assisti, fermati. Dico subito, fermati. Anna, avanza. Acrobazia. Possiamo spostarci di... Non ha senso, non ha senso spostarsi di movimento adesso. Occupiamoci di lui con la spada. Tanto basta, una spadata, via, soldato è morto. Vediamo se possiamo metterci noi con le competenze di Byleth, bel livello. Per... non lo so. Invece sì. Possiamo, e lo facciamo. Vediamo, iniziamo lui, che è distantino. Perfetto. L'abbiamo triggerato? No. No, perché lui è quello esterno. Lui poverino è esterno. Ah, perché lui difende il forziere. Ma non ci interessa il forziere. Ma attacchiamo. Vabbè, dai, un po' sprecata questa morte, ma via. Ciao. Boom, api va al 39. Pessimo level up. E diciamo che il turno è finito. Andiamo a toccare gli avversari. Allora, i tempi sono maturi. Esatto. Lui, non lasciatelo scappare. Circondatelo e bloccate la sua via di fuga. Se lui inizia a scappare, a telarsela. Intanto qua avanziamo. Allora, dobbiamo condizioni. Dice il comandante. Lui da barra. Il comandante tra l'altro è lui, quindi dobbiamo bloccargli la via di fuga. Di fuga. E poi mazzolarlo come se non ci fosse un domani. In realtà, Vuoi vedere che riusciamo a killarlo? Ah, se io faccio l'arco lungo. No, dobbiamo andare più distante. Dobbiamo andare. Ma di qua. Mossa. Arco lungo. Lui comunque ha una gittata che fa piangere. Come cazzo la puoi? Allora, perché Constance, figlia mia, gli fa 35. Non ti avvicini più, vero Constance? Oddio, questo è il tuo massimo che arrivi. 35. Perché lei gli fa un 15. Se triplasse, vediamo. Non ho alcun bisogno di te. Non ha triplato. Prima di colpire un attimo, fate vedere se io invece andassi corpo a corpo. Letteralmente lo picchio con la lancia forte. Allora, secondo me, spacca sella. Però poi mi morirebbe Leonie. Leonie poi è messa malissimo. Vediamo un attimo. Se andiamo di Nosferatu,
Andiamo di Nosferatu. Teniamoci Nosferatu perché questi iniziano a fare tanti danni. Andiamo di Nosferatu qua. Teniamolo attivo il Nosferatu. Allora, perché questa fa 18. Però noi abbiamo uno Nosferatu attivo. Recuperiamo vita. Vediamo un attimo, se non ho fatto una stronzata, cosa possibile? Il problema è Leonì. Allora, vediamo. Dobbiamo correre come dei matti adesso. Teniamo noi qua e iniziamo a fare danno su danno su danno. Vai. Perfetto. Iniziamo a fare tantissimi danni. Vediamo qua. Mi sa che ho fatto una gran stronzata, sapete? Via, via indietro Api, perché vorrei che tu mi muoia. Via indietro, mettiamoci così. Perché, ok. No, ok, non ho più l'aggro. Allora, qua la situa. Lui, dopo dov'è che arriva? Lui arriva qua. In realtà potrei semplicemente... Allora, vediamo un attimo. Tanto, anche dico... E possiamo fare stratagemma? No. Però stratagemma può farlo lei. Lei può fare stratagemma. Stratagemma. Gli toglie 3. Non ho alcun genere. Ma attenzione! Attenzione! Ok, stratagemma fatto. Un attimo. Ok. Dove l'ha carino? Adesso lui ha un cazzo di abbassato. Perché tanto è lui e lui fa quello che vuole. Però qua adesso, vediamo se da 15 è salito. No, sempre 15. Io però potrei andare di lancia argento. Disturbo, spada ferro, lancia forte. 78. Lancia argento, spacca sella. Se triplo, bene. Se non triplo, prendo un colpo. Ma non mi fanno 3. Insomma, può anche evitarlo lui. Lei, non lo evita. Leonì. Allora, vediamo un attimo. Ok, un buon level up. Torniamo indietro. Allora, vada lei. Vada lei. Vediamo, dovremmo riuscire da qua a fare tempesta. Perfetto. Vediamo se va. Se itta. Perfetto, distrutto. Se volete uccidermi, seguitemi. Si approssima l'ora stabilita. Ok. Perfetto. Andato. Non mi ricordo se finisce la missione una volta che muore lui o no. Sì. Non mi ricordavo bene, però sì. Molto banalmente, sì. Banalmente sì. Modificazione al massimo. Ok, ci abbiamo messo la metà, perché sennò durava tipo 7 volte tanto sta missione. Bella questa cazzo. Leave now, or all of you will die. Quello è il cavallo di Skyrim, praticamente. Run! We have to evacuate immediately! E qui arriva dei missili, praticamente. In realtà è una magia. Però sembrano tipo dei missili. Delle cose gigantesche che distruggono tutto, praticamente. What just happened here? The fort. It's just letteralmente dei gone. Missili, questi sono missili, missili balistici. Non è una magia quella, quella è un missile. Questo crossover con Call of Duty è molto interessante. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Grazie anche a un colpo di fortuna, mettiamola così. Whatever could that have been? Che diamine è stato? Sembrava quasi quella cosa della leggenda. Quale leggenda? Non abbiamo tempo ora per le storie. Non c'è altra scelta che ritirarsi verso il Gran Ponte per rivalutare la nostra situazione. Comunque il forte è stato distrutto, il cavaliere è stato quantomeno fatto allontanare, quindi insomma... Questa marcia è stata massacrante quasi quanto la battaglia. Ancora non riesco a crederci. Il forte è stato distrutto come se fosse fatto di carta. Il cavaliere infernale sapeva dell'attacco. Che fosse opera dell'esercito imperiale.
Cioè, hanno preferito distruggere il forte piuttosto che perderlo. Abbiamo tutti dubbi e domande, ma per il momento dovremmo concentrarci sulla nostra prossima mossa. Attacchiamo la capitale. Torniamo al monastero. Vediamo se. Cosa? Se tornassimo al monastero, si potrebbe. Ah, sì, capisco. Esatto. Boh. Facciamoli credere che interrompiamo l'invasione tornando al Garrick Mac. Poi dividiamo i soldati e ci infiltriamo nelle zone vicine alla capitale senza che se ne accorgano. Infine raduniamo i soldati in un luogo che sia facile raggiungere al Garrick Mac e procediamo con la... In realtà non... Non è... Vabbè, ok. Sì. Sapete che non ci sono garanzie di non essere individuati dal nemico, vero? Se il nostro incontro fallisce, resteremo isolati all'interno dell'impero e verremo annientati. Io non ho paura di danzare con la morte se necessario, tutti assieme. Suona tutto piuttosto pericoloso, davvero molto pericoloso. Non possiamo permetterci errori, se il piano fallisse, per noi non ci sarebbe ritorno. Potete davvero farlo, professoressa? È la nostra unica speranza. E via verso la fine del gioco, praticamente. Siamo inferiori di forze e dobbiamo combattere su un terreno sfavorevole, ma non ci resta che usare al meglio le risorse che abbiamo e sperare nella benedizione della Dea, soprattutto quella. Allora, vediamo un attimo adesso cosa ci si prospetta di fare. Allora... il caos della guerra, luna della ghirlanda, neve argentea. Vediamo subito. Ah, qua c'è l'intermezzo. Carino, carino, ormai ve li fate vedere tutti. The resistance army withdraws to Garrick Mac. Under the guise of surrender, they secretly prepare for a surprise attack on the imperial capital. Cosa ci resta? Non penso che sto mese ci siano missioni secondarie, o sì, non mi ricordo. Perché poi faccio confusione anche con le altre campagne, sinceramente. E vediamo un attimo. Vediamo, non mi ricordo, francamente. In caso se c'è una missione secondaria, vediamo cosa si tratta. Diamo un'occhiata al volo, vediamo se qualcosa mi torna in testa. No, infatti non le abbiamo. Non le abbiamo proprio. Allora, intanto qua c'è sempre il classico. Sembra che i preparativi di un'altra invasione di Embra procedano senza intoppi. Senza stabilite. Ok. Perfetto. C'è dell'altro. Tengono Rea nella capitale, prigioniera. Potrebbe non essere un'informazione sicura. Né sappiamo quale sia la sua fonte, ma non possiamo ignorarla. Tenetelo a mente, quindi. Se è vero, la troveremo. Yes. Nulla dovrà impedirci di trovarla. Ritrovarla. Allora, andremo a Embar. Quanti ricordi? Ci sei già stata? Sì, anche se è stato molto tempo fa. Molto tempo fa. Sei stata giovanissima. Non proprio. Palcoscenico principale della compagnia dell'opera Mittelfranc si trova nella capitale. Spero che i membri dell'opera non resteranno coinvolti nel conflitto. A Embar ci sono molti edifici storici, spero che non subiranno danni. Ti preoccupi degli edifici? E delle persone allora? Sei proprio un tipo strano, Lin. Mi preoccupo anche di loro. Sono certo che mio padre è in uno dei palazzi della capitale. Embar pullula di gente, quindi dovremmo far di tutto per evitare perdite tra i civili. Non credo che Edelgar si preoccupi molto delle perdite umane, quindi dubito che sarà possibile. Probabilmente combatteremo finché una delle due parti non sarà completamente annientata. Non devi pensare pensieri negativi, Bernie. Noi la sconfiggeremo con tutte le nostre forze. Lei è un nemico forte, ma noi non perderemo. Ma te zitto, tu. A Emba c'è un nemico molto più forte. L'ideale sarebbe non avere nessuna perdita, ma non ha senso per tutta la situazione. Per contro, noi non possiamo permetterci la sua stessa perversa morale. Dopotutto, siamo qui per fermarla, non per seguirla sulla strada della sua bieca malvagità. È per questo che abbiamo deciso di affrontarla, e lo faremo insieme. Ok. Sarà ucciderla. E dovremmo uccidere lei. Le tue parole sono bellissime e piene di coraggio. Non possiamo perdere. Allora, io direi che... possiamo, cioè, finire qua e andare prossimo video alla missione, sapete, perché
compleanno di Sylvain. Dai, Fury, vabbè. Direi che è meglio così, così evitiamo tempi morti. E andiamo direttamente alla prossima missione. Quindi qua farò magari qualcosina off camera. E noi ci ritroviamo il 28 praticamente, che è la domenica, prima del giorno della missione. Grazie di avermi seguito, commentate, condividete, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video di Fire Emblem. Ciao ragazzi!